diciamo, sono fatto così. Però qui io vengo da, diciamo, vengo da anni dove ho fatto il secondo portiere ai migliori portieri che sono stati in Italia, da Matteo Pettinari, che vabbè, anche Cristiano Giambartolomei, Giuliano Danti all'epoca con l'Ancona, quando io mi allenavo con loro, Golub Doknic, Zilin Paris, e questo mi ha servito tantissimo, perché tu sei secondo, sai che sei secondo perché davanti c'è uno che è più forte di te, tanto più forte di te. E tu devi fare di tutto per provare comunque a mettere in difficoltà l'allenatore. Poi, chiaro, questo non vuol dire che uno deve disperarsi se non ci riesce, però ho sempre avuto un ottimo rapporto anche con Viti in nazionale. Cioè, abbiamo sempre avuto un rapporto bellissimo, perché c'è la giusta, cioè, competitività, però è pulita, nel senso, alleniamoci, vediamo che chi sta meglio e chi sta meglio gioca. Questo mi ha servito tanto in questo, diciamo, in una situazione come parlavamo prima della Slovacchia, perché devi stare lì in panchina comunque, cioè, diciamo, un portiere poi capisce. Mimmo all'inizio ha iniziato con, non so, al primo tempo 12 parate, tu stai tranquillo, in quel momento sai che, Va bene così. ma ecco. Poi vedi anche, diciamo, vedi come va la partita. Ho iniziato a vedere, diciamo, un calo un po' della difesa, perché comunque c'era stanchezza, diciamo, dell'attacco, perché in un momento non riusciamo più a fare gol. La Slovacchia che si avvicinava, perché noi all'inizio del secondo tempo eravamo andati anche sopra di 5-6 gol, Sì, facendo un po' gol a porta 21-15, vuota. Ecco, qualcosa così. quindi sai, eravamo tutti. Poi vedi che gol dopo gol arrivano. Mimmo, che era un po' più stanco, e lì inizi a metterti in testa che forse puoi entrare, ecco. E devi essere pronto, chiaro, devi seguire la partita, devi viverla emotivamente, la partita la devi vivere. E tante volte stare in panchina è, mamma mia, è peggio che stare. Non lo auguro a nessuno. No, scherzo, però no, chiaro che poi a qualsiasi livello ormai, in qualsiasi campionato, giocare 60 minuti è impensabile, ma anche e soprattutto a livello di portieri, perché c'hai un dispendio di energie grandissimo, e vedi anche nelle partite che magari uno proprio non riesce a fare una parata, entra al secondo e chiude la porta, e questo Certo. è fondamentale. Com'è invece la gestione della concentrazione in un ruolo dove, come hai detto prima, si sta tanto da soli? Che Quella è sempre allora, un po' una domanda principe per i portieri sì, questa. io mi ricordo sempre quando ero piccolo che mi dicevano sempre l'esperienza con l'esperienza con l'esperienza. Io non ci volevo credere, perché volevo, anche se ero piccolo, volevo subito dimostrare tanto. E allora cioè, mi piace allenarmi tanto anche fisicamente, cerco di fare tutto quello che posso, e quindi pensavo che questo, straallenandomi, potesse, diciamo, sopperire ad altre cose. Invece non è così. Ognuno di noi è fatto, diciamo, in maniera sua. C'è chi è più introverso, più estroverso, chi ama parlare, chi non ama parlare prima delle partite, chi pensa alla partita, chi non ci vuole pensare, che quella è una cosa molto soggettiva. Però devi, cioè, io mi rendo conto tante volte, specialmente le partite che non ho fatto buone prestazioni, che non avevo quella sensazione prima della partita di fiducia, quel feeling. Invece devi imparare sempre un po' a capire come arrivare in campo, diciamo, pronto, tranquillo, sapendo che puoi sbagliare, perché ecco, questa è una cosa che è, però, diciamo, è una cosa che non ho mai accettato. Ho sempre pensato che i portieri potessero parare al 100%. Non è così, però Beh, è difficile, insomma. certo, diciamo che sì, un po' difficile, però quando anche accetti, diciamo, specialmente nel mio caso, perché essendo molto impulsivo certe volte, devi anche accettare che puoi sbagliare. E Certo, questo è ti chiaro. mette anche un po', sì, chiaro, però lo impari solo giocando tante partite, vincendo tante partite, perdendo partite, sai.
è proprio, secondo me, diciamo, l'esperienza è quella, il fatto di anche saper accettare il fatto che si sbaglia, e specialmente in certi momenti, come può essere un tiro all'ultimo secondo, un tiro dall'ala d'angolo morto, però questo, diciamo, non ti deve mai far abbassare la testa, ecco, cerco di dirlo specialmente ai ragazzi che giocano in porta, che si prende un gol, va bene, bisogna pensare subito a quello Non, a dopo. quello dopo, non deve essere Sì. condizionante per tutta la No, partita, no, però immagino che non sia assolutamente. facile. No, 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 anche perché dico, per me è stato difficilissimo questo, specialmente prima che inizi la partita, fai 3 o 4 parate e viene tutto, sai, tutto in automatico. Poi ci sono quelle partite che magari inizi male, un po' così, e se vai giù di testa, poi un portiere che è lì comunque da solo, diciamo, è veramente complicata poi. Anche perché magari non ne prendi una, poi pari l'ultimo tiro e vinci la partita, no? Quindi Esatto, e tante volte capita il contrario. appunto, certo, anche Esatto, questo, sì. esatto. Quindi no, bisogna essere, diciamo, l'esperienza secondo me ti porta a capire, cioè saper differenziare queste cose, che anche se si è fatto, diciamo, una prestazione matematicamente, perché poi alla fine parliamo di numeri, no? Ci sono, diciamo, degli standard che dicono sì, un portiere ha giocato bene, un portiere ha giocato meno bene, che sono le percentuali. Poi vanno analizzate in maniera molto, perché se uno mi dice ok, ho parato il 20% su 100 contropiedi, ne ho parati 20, io dico per me sei un fenomeno. Certo. Se poi dici no, ho fatto tre tiri, tre parate, mi hanno tirato da 25 metri, ti dico ok, bravo, però vediamo. E quindi queste cose vanno analizzate, però bisogna, come hai detto tu, può capitare la partita dove non si prende una palla, però la testa deve essere che magari all'ultimo tiro, se serve, la devo prendere. Certo. E alla fine i portieri più forti, diciamo, i portieri migliori che ci sono stati al mondo, secondo me, sono quelli che poi agli ultimi 10 minuti fanno la differenza, perché è lì che in una finale di Champions League o finali mondiali europei dove non vedo una differenza, le partite non finiscono con tanta differenza di scarto di gol. E lì nel momento, diciamo, topico la partita, portiere che fa le parate e fa Certo, vincere la partita. assolutamente sì. E, simpaticamente, tu prima hai detto che il tuo idolo era Omeyye. L'avevo letta tempo fa, ma l'ho riletta ieri, curiosamente, questa intervista che ha rilasciato al New York Times, in cui il titolo dell'intervista era: c'è uno sport ed è la pallamano nel quale il portiere può essere felice se subisce 20 gol a partita. E quindi questo si collega, Esatto, no, a quando tu dicevi io penso che il portiere possa parare col 100%, ma anche no, se ne prendi 20 vuol dire che, diciamo, più o meno più o non meno è andata ci male. sei pronto. Sì. Ma questo era capitato, mi pare, anche alle Olimpiadi di Atene, che era uscito un articolo proprio, diciamo, sui gli sportivi tra virgolette più sfortunati delle Sì, Olimpiadi, tra il cui c'era il portiere di portiere. pallamano è sempre Esatto. in buona posizione. Julian ti chiede consigli dall'ala. Julian, ti do io un consiglio, siccome ne abbiamo parlato all'inizio dell'intervista, alla fine dell'intervista sarà disponibile di nuovo all'interno delle storie, quindi la potrai riascoltare da capo, e proprio nella fase iniziale abbiamo parlato dei tiri dall'ala. Ti faccio una domanda che è una mia curiosità, Vale. Dico. Hai mai avuto paura, hai ancora paura o non hai mai avuto paura dei tiri che ti arrivano in faccia, delle conclusioni, cioè di fare il portiere? Prendi pallonate, è un mestiere duro quello del portiere di pallamano. No, guarda, ti dico la verità, non una cosa che non. Cioè, è chiaro che poi mi è capitato qualche anno fa anche diciamo, di rompermi un dente in maniera, diciamo, importante, però non, cioè, tante volte in allenamento, se magari per sbaglio qualcuno fa un tiro, diciamo, un po' più rischioso, è in automatico il fatto un po' di girarti, di spostarti, perché comunque riesci a capire la situazione, però in partita è una cosa che ti viene naturale, veramente, ti dico, ma penso qualsiasi portiere. Non, anzi, non fa paura in tanti momenti, speri che qualcuno
particolarità ti tiri in testa, perché alla fine è una parata che non devi neanche pensare, capito? Chiudi gli occhi e dai. L'importante è pararla, poi ti dico, non è... No, paura no, non... Paura no. Te lo dico con affetto, siete una categoria molto particolare, voi portieri di Sì, pallamano, è un po'... comunque. Sì, quello è... ma tanto giochiamo con la maglia diversa nelle squadre, quindi... Vedi. Sì. Tu vedi le domande? Sì? Perché ne sono arrivate Sì, sì, due, sì, sì, una è sì. di Luca e l'altra è di Handball Movement, quindi... Allora, come collaborare con... Ah, quello rispondo ad Handball Movement. E, sì, con i compagni, come in tutte le cose, servono dei, diciamo, dei meccanismi. Nel senso, tu devi sapere, cioè io preferisco sapere come portiere dove la mia difesa può sbagliare. Cioè, diciamo, faccio l'esempio della 6-0, io devo, tra virgolette, sai, questo è sempre una cosa che poi non succede sempre, perché sennò le partite Certo. finirebbero o 0-0 o 60 pari, perché se non sbaglia nessuno, poi nessuno vince, nessuno perde, però io devo sapere come e dove vengono battuti i miei difensori. Cioè, se io so che c'è una situazione di scalata, io devo sapere se tirerà il terzino o se tirerà l'ala. Io questo lo devo sapere. E noi ci accordiamo anche in base alla traiettoria, al tipo di, diciamo, di porzione di campo dove è la palla. Noi dobbiamo capire se è, diciamo, è meglio far tirare uno piuttosto che un altro. E questo anche perché adesso diciamo, con i 2 minuti che si danno in maniera, diciamo, molto più... È più facile prendere 2 minuti in difesa, perché praticamente i contatti giustamente da dietro o dal lato sono sempre puniti con sanzioni da 2 minuti, per Certo. fortuna, perché prima, diciamo, qualche anno fa ci vedevano, diciamo, dei contatti duri, ma Un oltre, po' oltre il secondo me, limite, sì, sì. perché poi se pensi che comunque sono sempre ragazzi di 100 kg, con tanta forza, farsi male, cioè, ognuno lo mette in preventivo che può farsi male, questo Certo, specialmente però in uno sport come il se si può evitare il più nostro. possibile, Dice, insomma. esatto, se è una cosa un po' che va un po' troppo oltre, poi diventa anche brutto, non di, cioè, perde un po', come, diciamo, la parola sport, si va un po' Certo. va un po' a scemare. E allora, poi Mi l'altra. regali le cuffie? No, direi. No, 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 no. Che A lui poi no, guarda. perché chi è? È un amico che Va bene. saluto, e un saluto Ok. anche alle bambine e alla moglie. E l'esperienza che ti ha permesso di fare il salto di qualità in carriera, secondo te? Allora, le esperienze sono state diverse, nel senso che il primo anno che ho giocato in prima squadra abbiamo vinto un playout di Serie C, quindi ti parlo di tanti, veramente tanti anni fa. E poi, grazie anche a persone che mi hanno consigliato, perché sai, quando sei proprio piccolo vuoi fare tutto subito, e c'è sempre qualcuno che ti deve dire di non bruciare le tappe, anche se poi alla fine inevitabilmente, se hai la possibilità, lo farai, perché questo è inevitabile, se c'hai voglia, insomma. Certo. Però no, ho veramente fatto tutte le categorie, dalla Serie C, un anno in Serie B, che all'epoca era interregionale, era in tante squadre, e poi chiaramente il salto grande l'ho visto dalla Serie B alla Serie A2, diciamo la vecchia Serie A2, che era due stranieri, e già lì iniziavi a vedere un altro tipo di fisicità, di velocità della palla, iniziavi a vedere stranieri di altissimo livello. Per dire, ho avuto anche la fortuna di giocare ad Ancona con Vilaniskis. Cioè, già lì inizi a capire realmente che veramente la pallamano è complicata, perché passi diciamo, da una categoria dove più o meno riesci a fare la differenza, a una categoria dove veramente all'inizio ero disperato, perché non è il mio sport. No, no, cioè, capisci veramente la differenza. E ti dico, è tanto una cosa fisica, la differenza fisica era... Per me è stata enorme. Poi noi, quando io giocavo ad Ancona, c'era Riccardo Trillini, e quindi già facevamo una palla a mano, tra virgolette,
anche abbastanza moderna, con la rimessa veloce, dove si correva tanto. E questo stacco non l'ho poi rivisto dopo andando a Bologna o con Verzano, quindi diciamo era più una differenza tecnica, perché Ok. giocavi con giocatori tutti con un qualcosina in più Certo, tecnicamente. certo. Allora, salutiamo Però, Nando Nocelli intanto, ah, ciao Nando, che è mister. un altro grande nome della pallamano marchigiana. Mi ha fatto capitano, mi ha fatto un Chiaravallese capitano ad Ancona, E l'ironia. allora, riprendo le domande. Elisa Ferrari, che conoscerai Sì, sicuramente, portiere, certo che saluto, ciao Elisa, campione sì, d'Italia di certo. Salerno, ti chiede come migliorarsi sul lancio del contropiede, che è una cosa sempre che anche a livello giovanile è sempre un po' un problema, è sempre una cosa non facilissima, dai, non è una cosa No, 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 poco. chiaro, perché comunque, cioè, quando inizi a giocare a pallamano, che fai passaggi, fai tiri, diciamo che ti muovi un po' per i ruoli, ti viene comunque, diciamo, è più, alleni più sempre il movimento di tiro, che è molto diverso dal lancio in contropiede. Lancio in contropiede, migliorarlo, io, che a me piace tanto lanciare contropiedi, anche se tante volte poi, diciamo, esagero, diciamo così. E è anche quella, diciamo, una cosa, secondo me è tanto importante conoscere a chi stai lanciando. Per me lanciare Adriano Di Maggio o Alessio Giongo, per me è semplice, tra virgolette, perché so che magari con uno posso forzare più un lancio più lungo e più morbido, e magari con l'altro fare un lancio più teso e più diretto. Però migliorare il lancio sicuramente ci vuole tanta mobilità di spalla, perché poi comunque in partita tu un portiere non è che sta lì e continua a scaldarsi la spalla, perché è una cosa che non, Sì. cioè, che non ci pensi. E deve essere, secondo me, proprio una questione di avere una spalla e un braccio molto, tra virgolette, come si dice, sciolto, perché alla fine non serve molta forza per lanciare un contropiede, serve tanta elasticità di braccio, deve essere tipo una frusta, perché tante volte anche ad alti livelli ormai si tende a lanciare molto, diciamo, a parabola, perché il Sì, portiere se esce, tocca, è rosso diretto, quindi nessuno più fa, diciamo, rischia l'uscita del portiere, quindi si tende adesso a lanciare dentro i 9 metri, che secondo me è la cosa migliore. Se riesci a lanciare diciamo, il tuo attaccante dentro i 9 metri è perfetto, perché non possono fare niente. certo, una cosa adesso pensando al di là adesso, perché adesso hai citato la pallamano moderna, no? E quindi stavamo chiacchierando di questo. È cambiato il vostro ruolo anche con questa introduzione? Ormai non è più un'innovazione, però con la situazione dell'extra player del settimo o del sesto, quando siete in inferiorità Certo. numerica, è cambiato il vostro ruolo. Vi ritrovate anche spesso a parare correndo, tra virgolette, no? Esatto, no, questo è cambiato tanto, perché poi, diciamo, con la nuova regola dell'extra player, dove chiunque può uscire al posto del portiere, è diventata molto più interessante, secondo me, Certo. come un'evoluzione che veramente spinge la pallamano ancora più avanti. E è cambiato un po' perché ci vuole attenzione, devi capire cosa si sta giocando in attacco, cosa che per me, diciamo, non. Cioè, io gli schemi Beh, conosco chiaro, il chiaro, nome, certo. ma non, se mi Vabbè, chiedono cos'è, ma è. no. Invece adesso con questa regola qui tu devi sapere che se si chiama una cosa invece rispetto a un'altra, devi comunque stare attento su, sai chi, tra virgolette, chi può uscire, e quindi ti porta a essere più attento. E poi anche il fatto di entrare in campo, diciamo, in maniera più veloce possibile, tagliare, diciamo, in maniera più diretta verso l'aria. Poi è In chiaro mezzo al che, traffico di questi esatto, giocatori che tornano, che che vanno. tornano, esatto. Però invece in attacco, diciamo, subendo l'extra player come portiere, cambia ben poco, come giocare una semplice inferiorità Superiorità numerica numerica. difensiva. Quindi l'unica cosa, devi stare attento che c'è la possibilità di lanciare in porta. Quella è l'unica cosa che ti devi concentrare già un po' prima. Dice, se capita, se c'è una palla vagante, la prima cosa da guardare è la porta, perché tendenzialmente può essere vuota. Quanti ne hai fatti quest'anno? L'hai fatto qualcuno? Quest'anno no, ne ho sbagliati diversi. No, quest'anno no, 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 mi sa che no. No, quest'anno mi pare di no.
No, no, no. L'anno scorso sì, di solito ne faccio uno o due all'anno, ma quest'anno mi pare. No, quest'anno proprio. Sai che poi non. Diciamo, il conto Ma di gol non fa lo la danno mano mai. prestano, scrive uno nei commenti. Spero che non sia il voto. Vado alle ultime due domande che sono Sì. arrivate, che sono di natura forse un pochino più fisica. Come aumentare in fretta, scrivono, in fretta secondo me non si fa nulla, ma come aumentare in fretta la forza delle spinte? Allora, faccio una premessa, che la cosa più importante, secondo me, di quello che ho visto anche confrontandomi tante volte anche in campo internazionale, la cosa più importante è la tecnica, e la tecnica, diciamo, di base, chiamiamola, e la posizione. Queste sono le cose che do un consiglio a tutti, se posso, ai ragazzi e agli allenatori, dei ragazzi specialmente, perché da piccolo sei una spugna, riesci a imparare molto più velocemente. Questa è la cosa fondamentale. Poi, come diciamo, lo sviluppo fisico, arrivati a un certo punto dove puoi iniziare ad incrementare il lavoro di palestra, perché fondamentalmente la forza esplosiva si fa prima in palestra e poi si trasforma in campo. Basta fare semplicemente. Adesso poi con la tecnologia di oggi è più facile anche vedere tanti esercizi di, diciamo, di intensità di breve durata, tipo un secondo e mezzo, fermarsi, tipo salto, parata e spaccata, mi fermo, mi rimetto e continuo. E questi sono tutti esercizi che, tipo palline da tennis. Lanciare con una racchetta le palline da tennis perché non si capisce dove, come va il braccio, perché con la racchetta è impossibile capire dove va la palla, cioè è veramente difficile. Ci sono tante cose per aumentare la Tu hai reattività. provato anche gli occhiali di Ebner? Sì, mamma mia, mamma mia. No, quelli è una cosa, ma quando, cioè non pensavo fosse così Che difficile. cosa fanno praticamente? Spieghiamolo Praticamente anche a chi è a casa. c'è questa lente che, diciamo, va a intermittenza, che ci sono vari livelli di difficoltà, chiaramente. E praticamente tu vedi, è come chiudere gli occhi e riaprirli a velocità diverse. Quindi tu praticamente stai in posizione e c'hai questa intermittenza che vedi e non vedi, magari vedi il movimento, poi non vedi più niente e poi tipo quando rivedi c'hai la palla che ti sta già venendo e quindi lì. No, è chiaro che è tanto difficile anche per, diciamo, per il cervello, perché è una cosa che tu devi stare concentratissimo, e infatti credo che si usino non più di 10 minuti al giorno, perché anche per la vista possono creare qualche danno se ne abusa. Però, ripeto, il fatto della reattività si può allenare veramente in mille modi diversi. L'unico consiglio che do è allenare la reattività con la tecnica, cioè fare una cosa reattiva che però è un gesto tecnico. Sì. Questo, cioè prendere sempre, ripetere, purtroppo il portiere deve ripetere fino allo sfinimento, perché comunque, come dicevamo prima, 20, se prendiamo 20 gol a partita va bene, però È vuol dire stata che una giornata abbiamo discreta. sbagliato, tra virgolette, solo 20 volte, capito? Questo Sì, sì, è sì. Certo. la sintesi. Giulia ci chiede dove si possono comprare, Ah, non su Amazon su io ho visto, Amazon. a me mi aveva mandato il link Domenico Mimmo, ma su Amazon si trovano, non mi ricordo il nome, però si trovano facilmente su qualsiasi Ma sono piattaforma. specifici da portiere di pallamano? Ma io credo che no, io credo che li usino anche in altri sport. Cioè, è sempre comunque una cosa, per dire, io penso che forse li usano anche. Non so se i pugili, perché comunque anche loro, cioè alla fine il movimento reattivo di schivata può essere come andare a prendere una palla, poi cambia il gesto tecnico, però diciamo, ripeto, allenare la reattività si può fare veramente in mille modi diversi e mai troppo in fretta, perché allenare la reattività da stanchi non serve a niente, bisogna essere belli freschi Belli fisicamente. freschi. Sì. Bene, ti ringrazio per aver accettato l'intervista, è stata Figurati. molto molto interessante. Ti chiedo un'ultima cosa perché c'era una domanda che riguardava come si arriva, diciamo, come si può ambire ad arrivare alla maglia azzurra. Ti chiederei un consiglio, partendo da quella domanda, un consiglio motivazionale.
per tanti ragazzi giovani che ci seguono, che stanno seguendo ora l'intervista e che la vedranno in seguito. Allora, quello diciamo è la cosa che sognano tutti, vestire la maglia, diciamo, della nazionale di qualsiasi sport, che possa essere dal calcio al ciclismo. È il sogno di ogni atleta, diciamo, rappresentare il proprio paese è un'emozione indescrivibile. L'unica cosa che si può fare, cioè l'unica strada che io conosco e che quelli più grandi di me mi hanno insegnato, che ho visto, è solo quella del lavoro, cioè lavorare, metterci veramente, cioè, passione, perché ci devi mettere veramente il cuore in quello che fai, e poi, ripeto, capire che si può sbagliare e non, e sempre cercare di fare, diciamo, step by step, un gradino per volta. Non è facile arrivare in nazionale, questo. Io lo dico, sai, avendo giocato tante partite in nazionale, sembra, cioè, non posso dire che è per tutti la nazionale. Ed è giusto che sia così, Certo, capito? chiaro. E quindi, diciamo, non arrivarci subito in tempi, diciamo, che noi ci siamo prefissati o che pensiamo possano essere quelli giusti, non ci deve mettere. Diciamo, non ci deve far abbassare la testa, ecco, anzi, bisogna sempre sperare che io, quello che dico sempre, spero sempre che ci sia qualcuno di fianco a me che fa di più, perché così io naturalmente farò di più, perché poi si parla sempre di sport, quindi diciamo sempre sotto un'ottica sportiva, senza dover, diciamo, fare cose strane, però questo spingersi sempre per fare di più è bello, poi vedo anche questi giorni tutti i ragazzi della nazionale, che chi a casa, chi in giardino, chi Si si allenano allenano, tutti. queste devono, diciamo, per quelli più piccoli devono essere un esempio, perché tante volte dici, ah, oggi magari non vado all'allenamento, oggi devo studiare, cioè poi ognuno se la racconta come vuole. Nel senso, è importantissimo passare per il lavoro e specialmente più si è piccoli, più cose si vedono e più cose si imparano. Questa era una cosa che ho letto in un'intervista, una vecchia intervista di Guardiola, che insomma è un allenatore che qualcosa ha fatto, e ha detto l'unica cosa per scoprire il talento è allenarsi, perché se tu non fai delle cose non sai neanche di saperle fare. Certo. Quindi più ti alleni, più scopri cose di te, e questo è cioè, che se uno piace quello che fa, poi non deve essere una fissazione. Però il lavoro è fondamentale. Lavoro e la passione, come in tutte le cose poi della vita, credo che da chi fa un lavoro piuttosto che un altro, se non ci metti quel qualcosa in più, si appiattisce un po' È tutto, giusto. Io ti avrei lasciato. Eccomi qua, scusa. Ti avrei lasciato andare, ma ti. Devo tenere un altro po'. Intanto salutiamo Pivetta e Mimmo. Bulsamini che sono collegati. Sì, ciao, E ciao c'è anche Bulsa. Mimmo, e volevo arrivare a questo. Domenico Ebner, Mimmo, devi raccontare la storia della barba contro la Slovacchia. E poi ti lascio andare. Perfetto, allora niente, abbiamo fatto. Io, ecco, innanzitutto ci tengo a ringraziare. Gli avevo chiesto di prendermi la maglia di Heino Vetter. Un giorno vado nello spogliatoio a fine allenamento, prendo il cellulare, vedo che Mimmo mi ha mandato una foto e vedo che c'era con la maglia di Heino Vetter col cartellino autografata. Ho detto no, questo si è ricordato, incredibile. Allora, quando siamo andati in nazionale, l'ho ringraziato e lui mi ha detto sì, però ti tagli la barba. E io ho detto ok, mi taglio la barba se vinciamo le due partite con la Slovacchia. Va bene, anzi, ho detto no, se vinciamo le partite con la Slovacchia. Se arriviamo davanti alla Slovacchia, quindi anche vincendone una e perdendone Certo. l'altra, perfetto. E dopo, praticamente, dopo l'andata, già Mimmo era venuto lì col rasoio. Ho detto: no, 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 aspettiamola, aspettiamola. E io speravo che nell'euforia della partita si fosse dimenticato, Non si è invece, dimenticata. no, no, mamma mia, ancora c'ho il trauma. Per fortuna la quarantena, ecco, me la fa allungare i lati positivi. Grazie, Vale. Grazie a te, un saluto a tutti, e dai. Grazie mille. Allenatevi e speriamo che inizia presto.
Continuate a seguirci naturalmente. Buona palla a mano a tutti. Ciao. Ciao ciao.